Alcuni spunti per i genitori dal metodo Montessori. Una casa a misura di bambino. È fondamentale che i bimbi si sentano a loro agio in casa sin dai primissimi giorni. Quando ci domandiamo come conformare le nostre case al metodo Montessori, dobbiamo tenere presente l'importanza degli oggetti che vi introduciamo e soprattutto di quelli che i nostri figli useranno nei primi 3 anni di vita. I bambini assorbono come spugne ogni tipo di impressione e nel periodo precedente allo sviluppo linguistico le espressioni sensoriali costituiscono tutto il loro mondo. Quindi, come genitori, prefiggetevi 2 obiettivi. Primo, organizzare la vostra abitazione in modo da incoraggiare l'indipendenza del bambino e la fiducia in se stesso, senza mai dimenticare la salute e la sicurezza. Pensate a una casa che comunichi un'idea di ordine e di bellezza. Esaminate le dimensioni degli oggetti. Logicamente i mobili che usiamo e la disposizione dei locali saranno pensati per gli adulti, infatti i lavandini, il WC, i tavoli, le sedie, il sofà e i letti sono tutti alti. I neonati e i bambini invece sono molto piccoli, quindi senza stravolgere tutta la casa cercate di modificare i locali in cui la famiglia si riunisce affinché siano accoglienti anche per i bimbi.